eccoci qua. Aeroporto Marco Polo di Venezia, si parte per Copenaghen, Danimarca, ventunesimo paese sbloccato europeo, non lo so, ho perso il conto. Comunque, non è da tanto che avevo preso un aereo, perché ero andata a fine marzo a Dublino in Irlanda, però, allora, ho preso una bottiglia d'acqua perché non si potevano portare liquidi e me l'hanno impacchettata. Ora, ok, c'è scritto do not open, non aprire, e sotto c'è scritto non aprire fino alla destinazione finale. Ma io ho sete adesso! Cosa succede se la apro? Cioè, io l'ho comprata, me la vorrei bere adesso. Nell'attesa del gate mi sono accasciata qua con un mio bel cappotto, perché di là farà freddo, saranno 10-14 gradi. Una bella visuale, però almeno. Oggi vogliamo con Norwegian Airlines, che non è una compagnia norvegese, che non va in Norvegia. E avevo già volato con questa compagnia quando sono andata a Stoccolma in Svezia un paio di anni fa. Non è male, ma low cost, l'aereo vicino. Speriamo che lo della Danimarca compare lui. Il 7-Eleven. Buongiornissimo da Copenaghen, ragazzi. È una giornata un po' nuvolosa, un po' freschino, ma almeno non piove e questo è l'importante. Il programma di oggi, mattinata, volevo andare a vedere oddio non lo so come si pronuncia, e dopo nel pomeriggio e volevo fare un salto al Tivoli che riapre oggi nella veste di Halloween, e ci vado oggi perché a parte che è giovedì, poi inizia il weekend, e anche perché da domani prevedono pioggia, quindi essendo un parco di divertimenti all'aperto non è il caso con la pioggia, insomma, ecco. Comunque mi sono fatta la Copenhagen Card valida 3 giorni, e con quella posso avere l'ingresso gratuito, oltre che al Tivoli appunto, ad altri musei, attrazioni e a tutti i mezzi di trasporto, quindi tram, autobus, metro e anche alcuni treni regionali, ecco. Molto comoda, l'ho attivata stamattina, è valida per 3 giorni. Adesso andiamo, questa è la stazione centrale. Andiamo a fare una ricca colazione danese, no non è vero, adesso che andrò da Starbucks, e ci rivediamo dopo. Oh, ma che carine queste colline! Giustamente qua se non stai attento ti facciano anche in bicicletta. Comunque per colazione ho optato per una candela che spero sia arancia. Ho disegnato un'arancia, presumo sia arancia. Vento, un po' ventoso. Comunque quando dicono che in Nord Europa usano prettamente la bicicletta, non scherzano, bicicletta di tutti. Guardate che bella questa fontana con le cose, proprio bella.
e ancora biciclette. Ovviamente non poteva mancare la fumetteria di quartiere. Andiamo a cercare. Nel supermercato per prendere una bottiglietta d'acqua e questo è quello che mi serve, la pizza pepperoni, la pizza chicken, che non so cosa sia, non voglio neanche saperlo. Poi abbiamo la pizza caprese e la spicy salami accompagnata da una prosciutta e funghi, o da una pizza burrata o una pizza skink a prosciutto e formaggio. Coda delle buonissime zucche di Halloween. Questa mucca sembra contenta. Comunque il bottigliozzo di salsa chili da un litro, top. Allora, una dimostrazione che in Nord Europa sono sempre un passo avanti rispetto a noi. Hanno il parcheggio delle biciclette coperto proprio nella stazione della metro, cioè proprio avanti, ovviamente i soliti 50.000 parcheggi per le biciclette, anche di qua. Meanwhile ho preso questo smørrebrød, che a quanto pare è una specialità locale, è del pane nero in cui sopra sono messe delle cose. Qua c'è ad esempio l'uovo, la zegoia, qua c'è il salame, qua non lo so, tipo una gelatina marmellatina. E poi vi dirò com'è. Il tutto arredato da questa meravigliosa location. Ma c'è un mulino a vento, voglio andare anch'io là. Ah, vabbè, io mi siedo qua e mi mangio il mio smørrebrød con l'acqua che ho comprato prima. Ah, è una bella vista sul parco. Comunque, la considerazione che volevo fare è che sulla lingua danese è che, cioè, per me italiana suona un po' strano. Cioè, allora, se la leggo, vabbè, non so leggerla proprio bene perché loro hanno quei caratteri diversi, tipo la O sbarrata oppure la A e la E messi insieme, quelle lettere là, no. Però leggendola, tipo, alcune parole sono molto simili al tedesco e diciamo che qualcosa riesco a capire, ecco. Poi però invece quando la parlano è completamente diversa. Vabbè, per me che non l'ho studiata, non so come si pronunciano le varie lettere, così. E cioè, per me che li sento parlare anche quando fanno, che ne so, per esempio un annuncio, la prossima fermata del treno, o sento parlare per strada, cioè per me la sento tipo sbiascicata, come dire una lingua così, ecco. E quindi mi lascia un po' perplessa, perché da scritta sembra simile al tedesco e invece parlata è completamente un'altra lingua, più sbiascicata, ecco. Per me, dico, per me italiana, ecco. Comunque iniziamo a mangiare lo smørrebrød. Oddio, questo... no, questa è la cipolla. Scusate, a me non piace la cipolla, quindi la mettiamo da parte. Ci sono anche tipo queste erbette strane che non capisco.
No, strano, è veramente strano. Proviamo quell'altro con la gelatina. Vabbè, anche questo c'ha... Vabbè, la cipolla si è suicidata da sola, cioè aveva già capito che non c'erano storie. Questa non so se è tipo una gelatina. Questo deve essere una specie di porchetta. Assaggiamo la gelatina. Oddio, non riesco a definire il gusto. È dolciastro, ma non è tipo marmellata. Proviamo tutto insieme. Praticamente tutto insieme, la gelatina si perde e non si sente neanche. E invece quell'altro è classico, tipo col salame ungherese e dei cetriolini. Ma penso siano cipolle caramellate queste. Facciamo la salsa. Ok. Nel complesso mangiabile, dai. In realtà sono anche venuta qua per vedere una cosa famosa di Copenaghen, ovvero la statua della sirenetta. Cioè, non avevo altre aspettative, sinceramente, è questa. Perché mi avevano detto tutti, avevo letto che era piccola in un posto un po' meh. No, comunque, eccola qua. Allora, questa prima infarinatura su Copenaghen penso che termini qui. Però Eurotrip continua.